Con il termine gambling si intende quell'operatività finalizzata a cercare delle specifiche occasioni in cui ci sono una o più coin che potrebbero fare 10 per, 100 per, grandi numeri. Non a caso gambling in italiano si traduce con scommettere. È una scommessa, va vista in questo modo e in quanto tale non va assolutamente confusa con l'investimento. Sono due operatività agli antipodi. Agli antipodi, ma non per questo non integrabili tra loro. Voi, se mi seguite, saprete che io non sono un gambler e tendo a non applicare questa operatività, però so che tanti di voi sono interessati a farlo, hanno intenzione di farlo, e quindi mi sono detto: produciamo questo video dove cerchiamo quantomeno di trasmettere delle strategie, dei precetti per farlo in maniera appunto consapevole, nonostante questi due termini messi insieme sembrino un ossimoro. Gambling consapevole che cosa vuol dire? Vuol dire applicare una gestione del capitale ferrea, rigidissima, e andare a limitare in maniera molto precisa le perdite, cercando quindi quella simmetria tra perdite limitate e profitto molto ampio. Al fine di far sì che ciò possa avvenire, ci deve essere anche una strategia di gestione della posizione, strategia di ingresso, strategia eventualmente di modifica in itinere della posizione e infine di uscita, per non parlare del senso con cui si vanno a cercare le coin su cui fare gambling. Insomma, avremo tanto di cui discutere. Per questo motivo, vista la vastità delle informazioni che ho intenzione di portarvi, ho anche fatto alcune slide di supporto che vi lascio scaricare gratuitamente, come sempre, con il link in descrizione. Quindi anche quello di oggi lo chiamiamo mini corso, ovviamente gratuito come sempre. Allora, adesso iniziamo subito perché ve l'ho detto, ci sono un sacco di cose da dirci, quindi tenetevi forte e seguitemi e diventiamo gambler consapevoli. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Se anche solo 6 mesi fa mi avessero detto che avrei fatto un video su questo argomento, credo che non ci avrei creduto, perché io e il gambling siamo veramente agli antipodi. Nonostante ciò, ho deciso di farlo perché c'è molto interesse da parte vostra e soprattutto, se fatto in maniera sensata, il gambling acquisisce un senso. Quindi io voglio cercare di prevenire, voglio prevenire che voi vi facciate male andando a fare gambling senza una strategia e bruciandovi il capitale, perché basta veramente poco, basta superare certi limiti che i guadagni che si fanno vengono polverizzati altrettanto velocemente, o peggio ancora non li si fa neanche. È necessaria una strategia estremamente rigida e oggi andiamo a vedere quale può essere. Ci sono anche queste fantastiche slide brandizzate, ormai voglio fare il figo, ve l'ho detto, potete scaricarle dal link in descrizione. Qua trovate i miei contatti, se volete scrivere una mail con oggetto qualche dubbio che avete sul come fare le cose, cosa non fare, ecco, scrivete a support@decryptogateway.it, non scrivete direttamente a me. Questa è l'assistenza clienti che fa parte di quei nuovi collaboratori di cui vi parlavo nel video dove vi ho raccontato un po' la struttura della mia azienda. Ecco, non perdiamoci in chiacchiere però, perché abbiamo un sacco di cose da dirci. Allora, iniziamo dalle definizioni. Quindi, il gambling che cos'è? Ve l'ho detto in maniera breve, in pochissime parole, nell'intro, ma spieghiamoci meglio. È quell'operatività da scommettitore. Cosa vuol dire? Allora, da un lato noi abbiamo l'investimento, che vuol dire andare ad analizzare un asset che secondo noi ha dei fondamentali forti, è ben sviluppato, ha spazio per crescere ulteriormente, ma ci sono già dei risultati misurabili. Un investimento per definizione appunto deve essere su qualcosa che già ha un valore percepibile, quantificabile. La scommessa, al contrario, è un'operatività finalizzata ad allocare capitale su un qualcosa che deve ancora dare la maggioranza dei guadagni e la maggioranza della crescita, e quindi non si ha quasi niente di misurabile se non magari qualche informazione generica come la categoria nella quale la coin vuole operare, che cosa vuole fare, ma non ha ancora fatto, perché altrimenti il prezzo sarebbe già alto, ok? La componente di scommessa deriva esattamente da quello. Tra poco vediamo meglio cosa si intende, perché poi come cercare queste gemme, tra virgolette, farà parte chiaramente di una delle slide del tema di oggi. In ogni caso, le probabilità di guadagno sono più basse
fasse dell'investimento, perché se un investimento è appunto un guadagno minore tendenzialmente con probabilità di guadagno maggiori per i motivi che abbiamo detto poco fa, la scommessa vuol dire probabilità bassa di guadagnare, ma se si guadagna tanto. Quello è il concetto di scommessa. Se prendete l'esempio della lotteria, quello è un esempio estremo, chiaramente, perché la lotteria hai una possibilità su n, dove n è il numero di biglietti venduti più o meno, e il guadagno è il montepremi. In questo caso, nelle cripto, fortunatamente non è così, perché si può andare a cercare quelle occasioni dove la probabilità di guadagno è più alta di un biglietto della lotteria, perché magari possiamo avere qualche informazione, non lo so, a me viene in mente Chainlink all'inizio della sua carriera, lo dico perché io l'avevo comprato ma poi l'ho rivenduto troppo presto e non ci ho guadagnato praticamente nulla. Era un oracolo, ok? Era il primo oracolo, c'era necessità degli oracoli, però mi ricordo che si diceva sì, ma in realtà è tutta fuffa perché dice di farlo, non lo farà mai e così via, no? Sono quei dubbi che vengono all'inizio, alla nascita di una coin, di una nuova gemma, e quindi lì decidere di allocare una parte di capitale a quella coin significa scommettere sul suo successo, cosa che può succedere, il successo oppure no. Ovviamente la probabilità di successo, si cerca quella coin che ce l'ha maggiore di un biglietto della lotteria, altrimenti non ha senso. Quindi abbiamo detto perdita limitata, guadagno molto maggiore della perdita e probabilità di guadagno comunque non nulla né quasi, perché altrimenti davvero conviene andare a comprare un gratta e vinci. Ci possono essere due metodi per andare a fare gambling. Il primo è seguire quei trend nei momenti di FOMO, che è un'operatività di breve. Mi vengono in mente al momento le classiche shitcoin, quindi i cani, gli animali, eccetera. Trend di breve, attenzione. Mentre dall'altra parte c'è la possibilità di andare a cercare le gemme. E qui faccio di nuovo l'esempio Chainlink, perché è un'operatività basata sui fondamentali, al contrario di quella appena citata, ed è basata sul lungo periodo. Quindi bisogna avere la pazienza di credere in queste scommesse fino alla fine, ok? Fino a che non crescono. Queste sono due operatività differenti. Cosa non c'è da fare quando si fa gambling? Andiamolo a vedere perché è importantissimo. Fare questi errori significa confondere le operatività e andare ad accumulare perdite ingenti. La prima cosa da non fare è impiegare troppo capitale, perché porta a una perdita eccessiva. Una scommessa, vista la simmetria comunque tra rischio e rendimento a favore del rendimento ma a bassa probabilità, deve essere a capitale ridotto. Un capitale ridotto, se la scommessa va bene, porta a un guadagno elevato. È vero che se io vado ad allocare un capitale più alto il guadagno è ancora più alto, però visto che la probabilità di perdita è notevole, se io vado ad allocare un capitale alto e lo perdo, di sicuro non è gradevole nemmeno quello. E soprattutto se vado a reiterare più volte un'operatività del genere, faccio veramente in fretta a distruggermi il capitale. Questo diventa veramente gioco d'azzardo patologico. Non darsi dei limiti, che è la stessa cosa. Quindi magari vedo che un trade va bene, una scommessa mi va bene in quella dopo, alzo la posta in gioco, alzo il capitale impiegato. Sbagliatissimo, bisogna avere una gestione del capitale ferrea, rigidissima. L'altra cosa da non fare è sbagliare il timing, ovvero se io ho investito in una shitcoin perché stanno pompando tutte quelle con gli animali, c'è un nuovo animale, ho detto buttiamoci un po' di capitale, non devo holdarla per anni perché è una coin che è priva di valore, non ha nessun senso di esistere, e quindi il timing è importante, devo essere consapevole che è un trend di breve destinato ad esaurirsi e cavalcare quel movimento. L'ultima cosa da non fare è confonderlo con l'investimento, perché ripeto, l'investimento ha delle sue basi, si basa sul valore, si basa su una visione di lungo termine e sul capire quanto una coin può dare in base ai risultati che ha già ottenuto, e uno tende ad allocarci un capitale maggiore proprio perché l'investimento risponde alla domanda: tu dove preferiresti detenere il tuo capitale? Quali sono quegli asset che secondo te possono crescere di valore nel tempo
e farti il meno danno possibile al portafoglio? Al contrario, il gambling risponde alla domanda: c'è secondo te quella piccola gemma che potrebbe fare 100 per ma potrebbe anche andare a zero? Ecco, queste sono due cose estremamente diverse e ovviamente la variabile che va a muoversi di più, a seconda che io faccio gambling o investimento, è la dimensione del capitale rischiato, del capitale allocato. Quindi, se vogliamo fare un paragone ancora più preciso tra gambling e investimento dal punto di vista operativo, andando quindi a dettagliare maggiormente quanto già detto, possiamo dire che nell'investimento il capitale impiegato è elevato. Non parlo solo di cripto, attenzione, se io investo, io prendo, un capitale di 10 milioni, supponiamo, li voglio investire, non ha senso tenerli liquidi, perché altrimenti si svalutano con l'inflazione. Li voglio investire, deciderò la mia torta, il mio capitale, come dividerlo, in parte cash, in parte azioni, in parte commodity, in parte cripto, e di queste cripto quali Bitcoin, Ethereum, Solana, insomma quelle che secondo me hanno un valore concreto, tangibile e crescente nel tempo. Gambling, al contrario, capitale impegnato, limitato, e stavolta sì che va dato per perso, perché se io trovo sbagliato andare a dire che il capitale impegnato nell'investimento è un capitale dato per perso, perché comunque un investimento non deve partire da questi presupposti, deve partire dal voler andare a allocare il proprio capitale in un asset che per noi può crescere di valore. Mentre nel gambling è giusto darlo per perso fin dall'inizio, perché uno dice: vabbè, io ci scommetto poco, se lo perdo amen, se non lo perdo ben venga, perché il guadagno può essere molto alto. Questo è il mindset di partenza. Investimento, basso rischio, basso rendimento. Ho messo tra parentesi relativi, perché ovviamente se parliamo di cripto non è basso rischio, basso rendimento. Già investire in Bitcoin, per qualcuno già quello è gambling, per me no, per me è un investimento. Però dico relativi perché ci sono comunque degli investimenti, non c'è solo le obbligazioni da una parte e il gambling dall'altra, ci sono anche investimenti a maggior volatilità, a maggior rischio e maggior rendimento. Il gambling però è all'estremo opposto, altissimo rischio, altissimo rendimento, quindi pensate sempre all'estremo, o 100 per o 0, ok? Chiaramente anche qua ci sono diverse tonalità di colore, non solo il bianco e il nero, ma il concetto è quello, ok? Capitale dato per perso, altissimo rischio di perderlo, però se non lo perdo, altissimo rendimento. Il rendimento deve essere ovviamente molto maggiore del rischio, altrimenti non ha senso. Nell'investimento mi concentro su asset già sviluppati, vado a cercare laddove c'è più attività, più sviluppo, dove ci sono più capitali che si muovono, più capitali gestiti, più fee generate, eccetera, 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 secondo diversi parametri, mentre nel gambling io devo andare a cercare con la mia lente di ingrandimento quali asset possono ancora esplodere, possono fare dei numeri importanti. Perché se una scommessa, vi faccio anche questa puntualizzazione, se una scommessa già ha poca probabilità di successo e in più quel successo poi non è neanche niente di che, allora non ha senso. Cioè non ha senso andare a fare gambling per poi fare un più 20%, chiaro? Perché altrimenti non c'è più la simmetria rischio-rendimento. E questo sarà un parametro fondamentale da tenere in considerazione, lo vedremo tra poco, nell'impostare la strategia di gambling, ok? Infine, nell'investimento noi abbiamo agnosticismo al prezzo. Cosa vuol dire? Nella strategia operativa non dobbiamo andare a dire compro in basso, vendo in alto, cose del genere, perché io investo, voglio trasformare la mia liquidità in asset che possono avere valore. Nel gambling, al contrario, io voglio andare a cercare quell'asset che ha un prezzo basso, perché io voglio vederlo esplodere di valore. Quindi ci sono queste differenze. Come vedete, sono due operatività agli antipodi, chiaro? Adesso andiamo a capire una strategia ipotetica di gambling. Ragazzi, qua vi faccio dei disclaimer dovutissimi, perché non sono assolutamente consigli finanziari, non voglio dirvi fate gambling, io sono il primo a non farlo. Io l'unica cosa che vi voglio dire è: se proprio volete fare gambling, non buttate via il vostro capitale, almeno seguite una strategia.
Oggi cerco di darvi degli strumenti per riflettere, farvi una vostra strategia e in seguito, se proprio volete, andare a fare gambling, ma almeno senza bruciarvi il capitale. Però mi raccomando, ragionateci, pensateci e cercate di adattare tutto questo a voi nel migliore dei modi. La prima cosa da fare è definire un peso, ovvero un asset allocation, ovvero io che percentuale del mio portafoglio intero voglio destinare al gambling? Ok? Questa è la prima domanda da farsi. La seconda è: su quali coin vado a scommettere? Ovviamente da farsi dopo, è una cosa in ordine temporale questa. Su quali coin voglio andare a scommettere e perché? Andremo adesso a esplodere meglio tutti questi punti. Numero 3, strategia di ingresso. Numero 4, strategia di uscita. Devono essere tutte definite, perché altrimenti improvviso. È sbagliato anche nel gambling entrare, dire ok, io faccio questa piccola scommessa, entro, fa più 30%, esco. È sbagliatissimo, perché capite bene che non ci sono più le premesse del gambling. Cioè il gambling vuol dire ho tutto o niente, nel senso può andare a crollare di valore, ma può anche andarmi a fare per 200. E se io al 20% esco e lei va avanti a salire, io mi perdo tutta la salita e perdo il senso del gambling. Cioè, una cosa del genere può avere senso nel trading, nell'investimento o quant'altro, ma non nel gambling. Perché dovete sempre immaginarvelo iterato su più occasioni, su più volte, e se voi andate sempre a fare così e limitate il guadagno, non ha più senso, perché non c'è più quella simmetria che dicevamo prima di guadagno enorme, potenzialmente illimitato, perdita limitata. Chiaro? Quindi procediamo una volta, un punto alla volta. 1. Asset allocation. Mai, e dico mai, sovraesporsi sul comparto gambling. Voi immaginatevi la vostra torta che è il vostro portafoglio. Il comparto gambling deve essere una fettina. Occorre dare il capitale impiegato per perso, ok? Questa è il mindset di partenza. La scelta della fettina dipende dal profilo di rischio personale e dal capitale che si utilizza, chiaramente, perché se tutta la mia torta è 100 milioni, io ovviamente non andrò a dedicare 10 milioni, cioè scusate, il 10%, ovvero sì, 10 milioni del mio capitale al gambling, cioè non credo perlomeno. Se il mio capitale magari totale è 1000 euro, io dico ma sì, sono qui giusto per giocare nelle cripto, magari allora posso anche dire vabbè, rischiamo il 20% nel gambling, ok? Dipende dal profilo di rischio personale. Personalmente, se proprio dovessi esagerare, non supererei mai il 5%. Questo per dare un esempio, però ripeto, non deve essere per forza quella cifra lì, dipende dal nostro profilo di rischio, è una cosa estremamente personale. Risk management ferreo di quel 5% ad ogni gamble, qua mi ha autocorretto scrivendo gambe, ma giuro che adesso lo modifico, impiegarne una parte, esempio il 10%. Quindi io dedico il 5% del mio capitale complessivo al gambling, io ho trovato una coin che potrebbe esplodere, ci alloco il 10% di quel 5%, così con quel 5% ho 10 cartucce da sparare, ok? Quella è l'idea. Poi come va? Allora, se va in profitto, quindi faccio 10 per, 20 per, quello che è, io alla fine travaso l'eccesso dall'asset allocation originale, quindi dal 5%, negli altri comparti del portafoglio, come se ribilanciassi, ok? Quindi utilizzo i profitti del gambling non per fare gambling più grossi, ma li metto nei comparti investimento. Questo è importante per fare da cassaforte, così i profitti che ho fatto li vado a salvare, li vado a investire, non a ributtare sul banco di gioco. Se io perdo, al contrario, non vado a portare via del denaro dall'investimento per metterlo in gambling, ma riduco l'allocazione del gambling, ok? Dal 5% ho perso il 10%, bene, diventerà il 4,5 e così via. Poi di quel 4,5 prenderò il 10%, ok? E diventerà il 4,05 e così via. Però avrò sempre 10 fette da utilizzare di allocazione sempre più ridotta. Poi se con una fetta riesco a fare un guadagno e ritorno al 5% originale, ben venga. Se addirittura lo supero, travaso nell'investimento. Questo deve essere chiaro, perché l'asset allocation e il risk management sono il punto di partenza solido dal quale sviluppare questa strategia.
Poi, una volta deciso questo, dobbiamo porci la domanda seguente, ovvero quale coin vado a scegliere, in base a cosa la scelgo? Allora, qua ve l'ho detto, ci sono due cose, l'acquisto di una coin sottovalutata, le cosiddette gemme, o l'acquisto di una coin durante un trend, quelle virali, che possono diventare virali, la Dogecoin di turno, la shitcoin di turno, ok? Dogecoin ancora meno, secondo me, perché al momento, cioè come si trova ora, non è neanche più una scommessa, perché potrebbe crollare, se va bene, magari fa per due, per tre, non lo so, però non ci sono i presupposti per avere un gamble fatto bene. Un gamble fatto bene ha da una parte la perdita del capitale, dall'altra un per 20, per 50, ok? Questo è un gamble con la G maiuscola. Se un gamble ha da una parte la perdita, dall'altra il per 2, capite bene che a un 50-50 non è proprio un granché. Quindi anche su questo c'è da riflettere. Comunque, per non andare troppo off topic, che cosa vado a scegliere? Allora, le gemme, come trovo le gemme? Vabbè, esempio, le IEO sui principali exchange, su CoinList, su Binance, in giro, insomma, ci sono adesso anche le IFO su PancakeSwap, su Radium, ce n'è di cotte e di crude, ovviamente andando a scegliere quelle che hanno potenziale, cioè settore DeFi, settore NFT, settore gaming, non lo so, vado a vedere quelli che secondo me sono dei settori destinati a crescere e vado a cercare la gemma che ancora non è esplosa in quel settore. Posizione maggiore di 100, questo è un esempio a caso, quindi una coin già esistente, quindi non che deve ancora fare la IEO, ma con investitori importanti dietro, con dei venture capital con nomi notevoli, non lo so, Alameda, Pantera, eccetera, 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 perché probabilmente hanno interesse anche loro a farla pompare. È necessario uno studio di settore, uno studio fondamentale. Non si scappa, non si può scegliere una coin a caso o perché la si è letta su Twitter o sui social. Cioè bisogna assumersi la benedetta responsabilità del scegliere una coin, perché altrimenti, anche se è vera una scommessa, diventa la scommessa di qualcun altro. Cioè dobbiamo farla noi, dobbiamo dire bene, la DeFi secondo me è il futuro e adesso stanno emergendo le DeFi sulle blockchain alternative, Solana, Matic, eccetera. Guarda, c'è un nuovo progetto di DeFi su Matic che adesso è alla posizione 190 di CoinMarketCap, ha una capitalizzazione bassissima, ci butto il mio gamble, la mia cartuccia di gamble. Quello l'ho fatto io, ragionando. Leggo su Twitter che tutti shillano una coin, no, non devo andare a scommettere su quella, perché non so perché lo sto facendo, ok? La responsabilità è sempre importante anche nel gambling. Dall'altra parte invece abbiamo l'acquisto di una coin durante un trend. Mentre è virale, vedi shitcoin, è necessario comprendere e seguire questi trend, perché devo farmi un po' un'idea, no, di quello che sto facendo, e cavalcarli il più possibile. E adesso vediamo come, non è che ve lo dico solo in maniera astratta, perché ci vuole innanzitutto una entry strategy. Allora, è semplice la entry strategy, non c'è da farsi troppe pare mentali. Io sono per l'acquisto in un'unica soluzione o poche soluzioni in breve tempo. Perché? Perché che senso ha fare un piano d'accumulo su una gemma che secondo noi è sottoprezzata? Cioè, che senso ha? Se è sottoprezzata, io voglio entrare il prima possibile, non fare un pack che magari poi appunto il prezzo sale e io vado a fare una media rialzo, cioè perde di senso il discorso del pack. Ancora maggior ragione nel caso in cui la coin sia una shitcoin in trend, cosa vai a fare un pack su Dogecoin? Cioè non ha minimamente senso. Se si parla di trend si parla di breve termine, quindi il pack per definizione non c'entra nulla, né il pack né le sue varianti. La exit strategy è la parte importante, perché io, è facile, scelgo la coin, entro, vabbè, fin lì non ci vuole tanto. Io quando dicevo poche soluzioni in breve tempo vuol dire magari fare un pack della durata di un mese, per dire, ma non lo so, non per forza, nel senso non bisogna concentrarsi tanto sulla entry strategy, perché sto facendo una scommessa di, come dire, fare dei multipli sul lungo periodo, se sto cercando la gem. Quindi devo concentrarmi di più sulla exit strategy. Se è una coin a lungo termine, quindi la categoria gemma per l'appunto, io gemma lo uso tra virgolette, insomma è un modo di dire, non lo so, ecco, voglio contestualizzarlo.
far passare almeno qualche anno, cioè dare tempo all'eventuale pump, di non volerla vendere appena fa per due, non volerla vendere il prima possibile, perché altrimenti si perde il senso della scommessa. Ve l'ho detto prima, deve esserci, bisogna lasciar sfogare il potenziale apprezzamento di questa coin. Quante volte vi è capitato di dire, magari, di aver fatto una scommessina su una coin e aver venduto troppo presto? È quello il principale problema del gambling: non bisogna vendere troppo presto. Se io sto seguendo l'operatività da Gemma, seguire il trend del settore, perché se io ho detto bene DeFi su Matic, quello che dicevamo prima, se Matic a un certo punto va in disuso, inizia ad andare in disuso, c'è da valutare l'exit anche in perdita, perché non ha più senso proprio la posizione, ok? No, uscire con l'investimento iniziale. Un'altra cosa che sento spesso dire: va bene, io arrivo, ok, sono in guadagno, esco con quello che ci ho messo e il resto lo lascio correre. Secondo me non ha senso, è un'operatività insulsa, perché mi riduce enormemente la profittabilità. Cioè è una scommessa, è un all or nothing, ok? Quindi bisogna entrare a gamba tesa, lasciare correre l'eventuale profitto a pieno, altrimenti si è perso il capitale, ok? Mi raccomando, questo secondo me è importante nell'andare a pianificare un gamble, perché se io vado a tagliare il profitto, cioè vado a limitare quella simmetria che dicevamo. Ok? È importante secondo me. Exit come? Con PAC al contrario. Quindi dopo che sono passati un tot di anni, vendite periodiche. Ogni due settimane, ogni mese, vendo una parte della posizione con travaso verso il comparto investimento. Qua il quanto vendere, in quanto tempo, eccetera, è veramente soggettivo. Nel breve termine, invece, come posso fare? Beh, di nuovo, PAC al contrario, ma con alta frequenza, perché immaginatevi appunto quei pump rapidi, di solito capitano in breve tempo e in altrettanto breve tempo si sgonfiano. Quindi io voglio uscire il prima possibile, ma non troppo presto anche lì. Quindi con un PAC al contrario riesco un po' a mediare. Allora, io ve lo dico già, tra le due operatività di gambling, queste due, quella della coin virale la schifo abbastanza, io proprio non la farei mai, farei piuttosto quella della gemma, perché frutta molto di più. Andare a cercare la coin virale è veramente, si avvicina molto di più alla lotteria e al gratta e vinci. La gemma almeno ci si può dare un senso. Quindi io per completezza ve le dico entrambe, però sappiate che quella della coin virale per me è abbastanza insulsa. Un altro metodo può essere la vendita ai primi segnali di esaurimento del pump, quindi o alla rottura della struttura rialzista su time frame bassi, 4 ore ad esempio, anche in perdita eventualmente, perché se poi il trend si esaurisce, anche se sono in perdita, non ha senso rimanere dentro, è appunto un trend, oppure l'attesa di un segnale di inversione del trend, che può essere il cross delle medie mobili o simile. Chiaramente va tarato, bisogna esaminare il grafico, masticare un minimo di analisi tecnica e di indicatori, ok? Queste sono un po' le due strategie. In realtà poi, da dire, non c'è nient'altro, perché una volta che sono uscito io avrò una posizione in guadagno o in perdita. Se è in guadagno, come abbiamo detto prima, andiamo ad alimentare le altre fette del portafoglio, ben venga per il nostro investimento. Se siamo in perdita, pace, non facciamoci tentare dal dire alloco altro capitale, perché quello è uno dei limiti da non superare. Io prendo una fetta, nella mia contabilità mentale la do per persa nel gambling, quella fetta lì me la gestisco in 10 cartucce che ribilancio di volta in volta, ma non devo superare questi limiti, mi raccomando. È una questione soprattutto mentale, non bisogna farsi tentare dalla possibilità di guadagni alti, perché altrimenti veramente diventa tutto una lotteria. L'investimento è quello che deve rimanere al primo posto, altrimenti il nostro capitale va in fumo in fretta. Vi ringrazio per avermi seguito, spero che vi sia stato utile o quantomeno di interesse. Evitate di sbilanciarvi troppo sul gambling, perché poi dà dipendenza, di fatto lo dicono sul gioco d'azzardo ma è altrettanto vero sui mercati. Concentratevi di più a studiare l'investimento. Se proprio volete fare gambling, fatelo in maniera consapevole.